Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova Bed Wars. Questa volta faccio parte del team bianco. Ok, ho 6 di oro, quindi andiamo subito dal villager. Ciao villager. Allora dammi un po' di legno, ok? E un bel po' di blocchi di lana. Perfetto ragazzi, copriamo subito il letto. Questa mappa io non l'ho mai giocata, quindi per me è nuova. Vediamo un po' come va. Comunque, partiamo dai blocchi di legno, ok? Perfetto ragazzi, come vedete le basi sono formate da mongolfiere. No, anzi da jet, ok? Da jet, da aerei, ecco. Sembra tipo il rogue di GTA 5 online. Bene, abbiamo messo i blocchi in legno, ok? E mettiamo quelli lì in lana. Perfetto. Tac, 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 tac. Ovviamente ragazzi, io questa partita devo vincerla perché io sono abituato a vincere nelle Bed Wars, quindi non posso perdere. Dai, copriamo tutto. Perfetto, perfetto, dai. Abbiamo fatto tutto ragazzi, abbiamo coperto un minimo, quindi stiamo a posto. Allora, villager, ora darmi una spada in ferro, darmi altri blocchi di lana e siamo pronti per andare da qualche parte ragazzi. In questo caso io proverei ad andare da un vicino, ok? Quindi possiamo provare ad andare da questo qui, dal viola ragazzi, perché il viola, come vedete, sta andando verso il centro, quindi in questo momento è distratto e potrebbe essere il momento giusto per attaccarlo. Infatti vedete ragazzi, lui sta andando lì, noi lo lasciamo andare, vediamo un po' che succede. Vedete, 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 lui sta al centro, quindi gli possiamo distruggere il letto. Vai! Vai! Perfect, ragazzi! Il viola non si è accorto di niente. Yes! Ora cerchiamo un attimo di arrivare al centro. Lo ammazziamo, così ci prendiamo i suoi smeraldi. Dai! Che sta facendo? Ah, maledì! E capi che io sto qua, sto... Ciao, grazie. Grazie per questi fantastici 6 smeraldi, grazie mille. Ritorniamo subito in base, ragazzi. Bella. Questa qui l'abbiamo giocata bene, questa azione, eh. Vai, ritorniamo in base. Ok, perfetto. Abbiamo 8 smeraldi, perfetto. Sì... Che top ragazzi, che top. Allora, abbiamo 8 smeraldi e direi di fare subito protezione. Quindi facciamo corazza in diamante e 2, per il momento non facciamo niente. Poi con 8 che possiamo fare? TNT, ok. E poi ragazzi, con questi 3 mettiamo un attimo la corazza, diciamo la protezione 1. Lì l'azzurro non c'è. Dove possiamo andare? Dove possiamo andare? Ma facciamo bene tutto. Mi manca un solo diamante. No, ora me ne mancano di più. Perfetto, non so dove andare ragazzi. Vorrei provare ad andare da quello, dal nero, ok? Quindi adesso ci proviamo. Facciamo così. Così. Dai. E tac. Ciao nero, preparati perché io adesso verrò da te. Verrò da te. E saranno seri problemi per te. Perché ho la TNT, quindi. Dai, tac. Poi, tac. Andiamo di qua. Bella. Vediamo come se la gioca questa partita. Ciao, nero. Mettiamo subito. Oh. Ok. Letto distrutto ed è morto ragazzi, ed è morto, nero morto. Sì, sì, grande, non si è accorto di niente ragazzi. Ora, prossimo obiettivo. Vabbè, innanzitutto facciamo un attimo l'affilatezza, quindi ritorniamo nella base del nero. Oh, non cadere, non cadere. Allora, il rosa è morto, perfetto. Allora, solo upgrade, facciamo subito affilatezza. Poi ritorniamo al centro, così facciamo gli smeraldi ragazzi.
e facciamo l'Ender Pearl. È importante fare l'Ender Pearl. Poi ovviamente devo ritornare anche verso la mia base, altrimenti qua qualcuno vede che non ci sono e mi distrugge il letto. Ok, andiamo di qua. Tac tac tac. Ragazzi, sono agile, sono agilissimo. Questi qua non possono farmi niente, sono troppo agile. Oh, non ci arrivo. Ok, ora sì, ta 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 ta. Dai, veloce, veloce. Ok, eccoci qui al centro. Allora, 2, cioè 4. Vediamo qui. 6, perfetto. Qui invece altri, uno solo. Il giallo è vivo, perfetto. Ragazzi, vabbè, ritorniamo un attimo in base e vediamo un attimo di fare le Ender Pearl, ok? Proviamo a fare le Ender Pearl. Oh, lì c'è anche il rosso, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche al rosso. Il rosso potrebbe darci filo da torcere, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Beh, così. Dai, 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 dai. Quante cose abbiamo qui? Oddio, facciamo tante TNT. Ok. Poi facciamo anche, sbagliato, un Ender Pearl. Qui non sta arrivando nessuno. Solo upgrade, con 4 possiamo migliorare l'armatura. Lo facciamo subito. Ender Pearl qui, TNT qui. E poi ragazzi, dobbiamo fare anche un piccone, ok? Un piccone anche scadente, ma dobbiamo farlo, perché mettiamo il caso che le TNT non riescono a distruggere tutto, abbiamo bisogno anche di un bel piccone, anche se scarso, ma chi se ne frega. Ok, qua è a posto. Qua è a posto, mettiamo il piccone qua. Siamo pronti, ragazzi, siamo pronti. Pronti per andare da qualcuno. Siamo rimasti io e il bianco. Cioè, no, io sono il bianco, io il giallo. Ok, dove stai, giallo, dove stai? Giallo, eccolo lì, ragazzi, eccolo lì il giallo. Sì, sì, dai. Salta, salta, ok. Non voglio morire. Devo arrivare subito dal giallo. Dai che ce la facciamo ragazzi. Questa partita devo assolutamente vincerla, ok. Non posso perdere, vai. Ecco il giallo. Mi ha visto? Dove cavolo sta il giallo? Oh, è stato distrutto? Ciao, grazie mille giallo. Ora dobbiamo capire dove sta questo. Eccolo lì ragazzi, eccolo lì. Allora, appena viene, vediamo cosa vuole fare. Tanto io adesso ragazzi posso tipparmi, quindi se vedo che fa qualcosa di strano mi tippo e arrivo prima di lui, ecco. Ciao maledetto giallo, tu mi devi fare ammazzare. No. Sì, sì, GG, abbiamo vinto questa fantastica Bed Wars. Sì, ragazzi, volevano questi qui, volevano. Sì, e Tecno Escobar vince anche nelle mongolfiere. Yes, yes. Comunque, ragazzi, dai, apriamo un attimo una chest. Ne abbiamo 2, quindi facciamo questa. Ok, vediamo cosa ci esce. Cos'è? Rare Exploding Ship Gadget. Vabbè, sono tutte cose che non posso aprire, ragazzi. Vediamo questa. Cos'è? Common Frog Suit. Vabbè, questi qui sì, sono i boots delle tartarughe ninja. Boh, vediamo un attimo. Dove state? Ok, qui. Qui. No, ragazzi, non lo so dove stanno. I boots, boots, gadget. Vabbè, comunque stanno da queste parti. Pets, questa è la testa, ragazzi. Ne ho sbloccate tantissime, guardate questa. Vedete l'occhio si muove. Top. Comunque dai, direi che con questo è tutto. E noi ragazzi possiamo sentirci ad un prossimo episodio. Ovviamente dovete dirmi nei commenti se volete sempre le Bed Wars, perché io le voglio fare, ragazzi. Poi credetemi, io adesso non mi voglio vantare, ma sono stato sempre abbastanza forte nelle Bed Wars. Ma non lo dico io, ci sono i video nel mio canale che dimostrano che dico la verità. Tipo soprattutto in Pig Party, ragazzi, ero in situazioni del tipo
da solo contro due team da 5 persone con il letto e riuscivo sempre a vincere, quindi il top, il top. Va bene ragazzi, ciao a tutti.